Salve a tutti affezionati al canale EarthLive 2.0. Ci sono libri antichi dove troviamo testimonianze della manipolazione dell'essere umano. Uno dei più controversi è il libro di Enoch. Questo fu inserito nella Bibbia dalle prime comunità cristiane, ma nel IV secolo le autorità ecclesiastiche lo rifiutarono, diventando un testo apocrifo. In questo libro è narrato come gli angeli caduti si unirono alle figlie degli uomini e generarono giganti conosciuti come Nephilim. Enoch, che in ebraico significa l'iniziato, era un patriarca biblico, un profeta, il settimo dopo Adamo, padre di Matusalemme e bisnonno di Noè. Secondo la Bibbia, visse circa 12.000 anni fa. Nel libro di Enoch si mostra che un presunto dio iniziò Enoch in rituali di sangue come sacrifici animali. Lo preparò a diffondere una religione monoteista con l'intenzione di manipolare l'umanità mantenendola nell'ignoranza e nella schiavitù. Nei testi vediamo che Enoch non fa riferimento al dio Yahweh come signore, non come dio, e quando parla degli angeli li chiama custodi o vigilanti, come se fossero i carcerieri dell'umanità. Nella storia, Enoch stava dormendo quando ha ricevuto la visita di due esseri. Secondo lui, erano tremendamente alti, i loro volti brillavano come il sole e le loro mani erano più bianche della neve. Questi angeli gli dissero di salire sul carro dello spirito. Era come essere a bordo di un palazzo che solca i cieli. E questo carro lo portò in quello che chiamava il Paradiso dei Cieli, dove vide un edificio di vetro con lingue di fuoco. Quando entrò in quell'edificio, osservò che c'era un pavimento trasparente, attraverso il quale poteva vedere le stelle e i corpi celesti mentre si allontanava dalla Terra. Questi dettagli ci fanno pensare che fosse un'astronave. «Ho visto un luogo deserto e terribile lì. Ho visto sette stelle simili a grandi montagne che bruciavano. E quando ho chiesto su questo, l'angelo mi ha detto che questo posto è la fine del cielo e della terra, è diventato la prigione delle stelle e dei poteri del cielo». Enoch fu affascinato quando raggiunse un luogo pieno di alberi da frutto e sorgenti che davano miele. Lì poté vedere circa 200 angeli. Poi lo portarono sulle sale infernali e fu terrorizzato nel vedere alcuni angeli che venivano crudelmente torturati. Il vigilante che lo accompagnava ha detto che questo luogo è la prigione degli angeli e qui sono prigionieri per sempre. Enoch ha chiesto cosa avevano fatto. La risposta è stata che avevano disobbedito agli ordini del Signore. Questi sono i vigilanti che sono scesi sulla terra e hanno rivelato agli umani cosa fosse segreto. Rivolgendosi a uno di loro, gli disse che rivelò agli uomini tutti i segreti della sua saggezza, insegnò agli umani a scrivere con inchiostro e papiro, e ci sono molti che si sono smarriti a causa di ciò. Gli umani si sono smarriti per avere la conoscenza? Forse avevano quella saggezza che ha portato a loro la libertà? Sembra essere che gli angeli non fossero puniti per essersi uniti alle donne umane, come si dice in altri passaggi, ma per aver rivelato agli uomini una conoscenza che potesse renderli più consapevoli della loro realtà. Gli angeli caduti insegnarono all'uomo la scrittura, la metallurgia, l'astronomia, la divinazione, i misteri solari, i cicli lunari per l'agricoltura e la cura delle malattie, e per questo furono puniti da Yahweh. Quindi furono rappresentati come esseri malvagi nella maggior parte dei testi religiosi. Prima di continuare il nostro racconto, invito tutti coloro che vogliono fare un approfondimento su Enoch a leggere il libro I libri di Enoch, i testi apocrifi più antichi e misteriosi della storia biblica, di Oliver Palmer. All'interno troverete anche il ciclo di Merkaba, il Melchizedek, una delle figure più emblematiche dell'Antico Testamento, l'arcangelo Metatron e il suo stretto legame con il profeta Enoch, la profezia di Daniele e altro ancora che scoprirete leggendo questo libro. Il libro è venduto tramite Amazon, trovate il link in descrizione. Ve lo consiglio vivamente e buona lettura. E adesso continuiamo con il nostro racconto.
Il Signore ordinò ai suoi angeli a insegnare ad Enoch a scrivere e le scienze celesti, qualcosa di molto strano dopo aver visto la punizione subita da coloro che insegnavano a scrivere agli uomini. Allora, per quale scopo volevano istruire Enoch? Forse volevano usarlo per controllare gli esseri umani? Il Signore ha detto cosa doveva scrivere e cosa doveva insegnare all'umanità. E il Signore ha detto: scendi sulla terra e racconta ai tuoi figli tutto ciò che ti ho detto e tutto ciò che hai visto. Regala loro i libri manoscritti e li leggeranno e mi conosceranno come il creatore di tutte le cose e capiranno che non c'è Dio all'infuori di me. Il Signore gli dà 30 giorni per comunicare il messaggio e poi tornerà in cielo per non tornare mai più. Enoch affidò gli scritti a suo figlio Matusalemme. Preserva, figlio mio Matusalemme, il libro dalla mano di tuo padre e consegnalo alle generazioni del mondo. Enoch ha avuto modo di vedere le tavolette celesti, attraverso le quali si poteva vedere il futuro e chi le possedeva poteva governare il mondo. Nelle tavolette poté vedere il grande diluvio universale che 1000 anni dopo sarebbe avvenuto sulla terra. Quando Enoch ebbe terminato la sua missione, fu portato in cielo e, seguendo le istruzioni del Signore, diversi animali furono sacrificati. Secondo gli scritti di Enoch, 200 angeli furono rivelati a coloro che avevano sposato donne umane e a coloro che avevano rivelato segreti proibiti, come il segreto dei metalli, del fabbro, della fusione, cose che Yahweh considerava un grande tradimento. Tutti cominciarono a rivelare segreti alle loro mogli. Ad Enoch dicevano che dare conoscenza agli esseri umani era un peccato, che dovessero essere sottomessi e obbedienti, e ovviamente non mettere mai in discussione la legge del Signore, che era l'unico modo per salvarsi dalle torture e dalla morte. Dio non solo non perdonò gli angeli che peccarono, ma li gettò all'inferno, li consegnò alle prigioni delle tenebre. È curioso, quasi tutti i rapiti del nostro tempo, come Enoch, seguono gli stessi passi. Prima gli fanno credere di essere eletti e poi devono comunicare un messaggio al mondo. Ad esempio, che gli esseri umani stanno distruggendo la natura o il cambiamento climatico è colpa nostra. Sempre le stesse storie. Ma con quali intenzioni? Vogliono seminare in noi il senso di colpa, che ci porterà ad abbassare le nostre vibrazioni ed essere così più manipolabili. Ma in tutto questo c'è qualcosa di positivo. Il numero di persone consapevoli della realtà in cui viviamo va in aumento ed è quello che temono. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a iscrivervi al canale e noi ci risentiamo alla prossima.